commercio e liberalizzazioni. Nel giorno di festa non c'è l'obbligo alla prestazione lavorativa, lo ricordano i sindacati del commercio, turismo e servizi, Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux. Alla vigilia della festività religiosa di Ognissanti del 1° novembre, diverse le iniziative di mobilitazione indette a livello locale. Nel Lazio e in Puglia i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero per restituire diritti e dignità sottratti in nome di una liberalizzazione che ha determinato abusi e tanto precariato, si legge nel volantino diramato nei negozi, nei supermercati, negli iper e nei centri commerciali. In Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Calabria, Sardegna e Sicilia i sindacati invitano i lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa, considerato che la prestazione nelle giornate di festa è solo su base volontaria e ogni lavoratore può esercitare il diritto al riposo e santificare la festa senza conseguenze. La mobilitazione è in linea con le proposte presentate nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati dai sindacati e dalle rispettive confederazioni CGL, CISL e UIL, ricevuti in audizione dalla 10ª Commissione Attività Produttive nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulla revisione della normativa sulle liberalizzazioni. La ricetta suggerita dai sindacati contempla il divieto di apertura domenicale e festiva, in linea di principio generale con deroghe fino ad un massimo di 12 domeniche all'anno, oltre alla chiusura delle 12 festività nazionali, civili e religiose. Per il segretario generale della Fisascat, Davide Guarini, si tratta di una proposta equilibrata e pienamente condivisa dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che rimette al centro la concertazione tra parti sociali e la contrattazione tra aziende e sindacati, restituendo la competenza della materia alle regioni e agli enti locali, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Il nostro auspicio, ha concluso il sindacalista, è che il governo, nella ridefinizione del provvedimento normativo sugli orari di apertura dei negozi, tenga conto della mediazione da noi proposta, che risponde ad una chiara e precisa esigenza dei lavoratori del settore, prevalentemente donne, che tenda dunque ad una maggiore conciliazione vita-lavoro e ad una flessibilità contrattata in cui la prestazione domenicale e festiva sia volontaria e retribuita ad hoc. Smassimpli non si arresta la mobilitazione dei lavoratori della catena francese di supermercati del gruppo Auchan, presente in Italia con oltre 200 punti vendita e circa 8.700 addetti. La protesta contro la riorganizzazione aziendale e la disdetta della contrattazione integrativa dal 1 gennaio 2019. Ad incrociare le braccia questa volta i dipendenti dei punti vendita di Milano e Brescia, mentre il 1° dicembre la mobilitazione farà tappa in Veneto. Le iniziative territoriali seguono la protesta cominciata a Teramo e a Roma dopo l'annunciata chiusura dell'Iper Simpli di Piano d'Accio e la cessione dei punti vendita di Anagnina e Mezzavia. A livello nazionale, intanto, i sindacati di categoria Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux rimangono in attesa della convocazione del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la richiesta di attivazione del tavolo di crisi trasmessa al Dicastero nelle scorse settimane. Il segretario nazionale della Fisascat, Mirko Ceotto, stigmatizza il mancato rispetto delle previsioni dell'accordo nazionale che impegnava l'azienda ad attivare preventivamente anche a livello territoriale la trattativa con i sindacati, l'annunciata riorganizzazione del retail, il piano di chiusure e cessioni in tutto il territorio nazionale, che complessivamente coinvolgono oltre 300 addetti, ha concluso il sindacalista, merita l'avvio di un serio confronto di merito al MISE, finalizzato ad individuare una soluzione condivisa tra le parti sulla salvaguardia complessiva dell'occupazione e sul mantenimento del perimetro aziendale. Falsa partenza per Unicoop Tirreno, la cooperativa di consumatori al tavolo attivato al Ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati di categoria CGL, CISL e UIL, ha annunciato la chiusura di 4 punti vendita ad Aprilia, Frosinone, Pomezia, Via Cavour e Velletri, tornando di fatto indietro rispetto alle posizioni dichiarate nell'ultimo incontro al Dicastero sulla sospensione della cessione degli 8 punti vendita del sud del Lazio. Come Fisascat CISL, ha dichiarato il segretario nazionale della categoria Vincenzo Dell'Orefice, abbiamo comunicato la disponibilità ad un confronto di merito per mettere sotto controllo la dinamica del costo del lavoro, a condizione che si salvaguardi l'intero perimetro commerciale dell'occupazione o comunque si preservi un nucleo di negozi utile anche a consentire ricollocazioni nell'ambito di un contesto territoriale il più possibile prossimo agli attuali luoghi di lavoro dei 270 impiegati negli 8 negozi oggetto del confronto. Il MISE ha riconvocato il tavolo per il prossimo 7 novembre. Il pressing dei sindacati resta alto.
contrasto alle molestie di genere in Emilia-Romagna, le confederazioni regionali CGL, CISL e UIL, le rispettive federazioni di categoria, Filcams, Fisascat e Wiltux, hanno siglato un importante accordo con la Confesercenti. Con l'intesa le parti ribadiscono il principio inviolabile che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro è inaccettabile. Lo scopo principale è quello di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici sulle molestie e sulle violenze nei luoghi di lavoro e fornire un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire i problemi di questo tipo. La parte più innovativa di questa intesa è rappresentata dall'utilizzo degli strumenti del sistema bilaterale EBITER del commercio e del turismo, tra cui sportelli informativi, un'ora di formazione sul contrasto alle molestie e alla violenza per ogni corso finanziato da EBITER nel 2019 e un seminario informativo da tenersi nel primo semestre 2019, anche con il coinvolgimento della rete pubblica dei centri antiviolenza, delle consigliere di parità e dei consultori delle ASL. Si tratta di un passo importante con il quale si riprende il celebre accordo quadro sottoscritto dalle parti sociali europee e si definiscono, anche tramite l'accordo specifico di settore, strumenti operativi volti alla prevenzione dei fenomeni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro, tramite iniziative di informazione e formazione da realizzare nei territori e nelle imprese. Gioco legale in Puglia. I sindacati regionali di categoria Filcams, Fisascat e Wiltux hanno promosso davanti la sede del Consiglio regionale la mobilitazione dei lavoratori del settore scommesse gioco legale. Alla base della protesta l'entrata in vigore della normativa del 2013 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo, con gravi ripercussioni per oltre i 20.000 addetti del settore. I sindacati, ricevuti dalla Regione Puglia, hanno ottenuto un primo importante risultato con l'approvazione di un emendamento di proroga di 6 mesi e sul calendario di incontri e audizioni da attivare presso la commissione consiliare, volti a definire le modifiche della normativa necessarie a renderla utile nel contrasto al gioco d'azzardo patologico, si legge nel testo dell'emendamento approvato, senza ledere i diritti dei lavoratori e degli operatori del settore. Per il segretario generale della Fisascat Puglia, Antonio Arcadio, pur condividendo la necessità di intervenire sul settore per rendere compatibili il gioco d'azzardo e la sostenibilità sociale, contrastare gli abusi e combattere l'illegalità, solo il confronto di merito tra parti sociali può raggiungere il giusto obiettivo della tutela sociale senza causare danni occupazionali. Non sarà il proibizionismo la cura di una piaga sociale da contrastare con l'educazione al gioco misurato e attraverso il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco, ha concluso il sindacalista. In Puglia, a Foggia, il consiglio direttivo della Fisascat Foggia ha eletto Angelo Sgobbo nuovo segretario generale della categoria cislina, elette in segreteria territoriale Bianca Mangiarano ed Alessandra Paciello. Ad Angelo Sgobbo e alla nuova squadra di segreteria i migliori auguri di buon lavoro. Un ringraziamento speciale all'amico Leonardo Piacquaddio, componente della segreteria della CISL di Foggia, che ha accompagnato con successo il percorso di crescita e rappresentanza della Fisascat Foggia. Unicare Europa. Si è svolta a Bruxelles il comitato esecutivo del sindacato europeo dei lavoratori addetti ai servizi di cura e assistenza alla persona. Al centro dell'assise le strategie per accrescere la sindacalizzazione nelle grandi multinazionali, quali Orpea e Korian, presenti in Italia sotto forma di cooperative, ma anche i punti di collaborazione con le associazioni europee che riuniscono gli interessi delle persone anziane della terza età. Molta attenzione è stata posta sulla struttura e sulle risorse da destinare alla costruzione della long-term care, anche attraverso la contrattazione. La necessità di proteggere il proprio futuro sta diventando ormai argomento universalmente riconosciuto, ha dichiarato Pierangelo Raineri, vicepresidente di Unicare Europa e segretario generale della FIST CISL, prendendo parte alla kermesse insieme al funzionario della Fisascat nazionale Dario Campeotto. L'esperienza italiana della bilateralità è un buon punto di riferimento per costruire le risorse economiche e sociali necessarie per una long-term care realmente esigibile, ha concluso il sindacalista, ricordando l'appuntamento congressuale del sindacato internazionale Unicare Uniglobal Union in programma a Roma nel mese di febbraio 2019. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi, arrivederci la prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo?
Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.